Amici di Attisport 24, benvenuti ad una nuova puntata di 2 metri la pallanuoto vista da vicino. Abbiamo il grande piacere di ritrovare oggi insieme a noi l'attaccante e capitano della Vetro Carci SS Verona, Roberta Bianconi. Ciao Roberta, bentornata, un piacere riaverti in nostra compagnia. Ciao, grazie a te di nuovo per l'invito. È sempre un piacere avere in nostra ospite uno degli alfieri della pallanuoto femminile italiana, una delle atlete più forti degli ultimi anni. Dicevamo giusto poco fa che non mi piace tanto. Ma no, è questo. Allora, giusto, gli spettatori non conoscono il retroscena dell'anteprima a microfoni spenti, però da parte mia un giusto riconoscimento a quello che tu hai fatto fino ad ora. Ti ringrazio. Roberta, partiamo da quello che è stato il vostro ultimo impegno ufficiale. Quale eredità vi ha lasciato la vittoria ottenuta nel match di sabato contro la Comonoto Recoaro? Ma tendenzialmente io, finita una partita, penso sempre a quella successiva, cerco di non soffermarmi troppo su quello che è stato fatto. Io prendo ogni partita come un piccolo mattoncino messo lì alla base della nostra crescita e cerco di ripartire dal mattoncino dopo mattoncino. Ecco, sicuramente è stata un'ottima partita, la prima partita difficile della stagione, dopo anche comunque un anno e mezzo complicato. Credo che la squadra abbia avuto una bella reazione perché all'inizio appunto siamo partite un pochettino in difficoltà. Però poi è uscito quello che credo sia il nostro valore. Quali sono gli aspetti del gioco su cui il gruppo può registrare maggiori margini di crescita? Dicevi, a microfoni spenti, siamo una squadra che ha cambiato diversi elementi e che comunque deve trovare, i suoi automatismi. Sì. Abbiamo almeno 4-5 giocatrici appunto nuove e allo stesso tempo anche giovani. Abbiamo bisogno ancora un po' di tempo per riuscire a trovare i nostri meccanismi, il nostro gioco e renderlo un punto di forza comunque. Certo. Io credo che siamo una squadra con grandi possibilità di miglioramento in tutte le zone del campo, sia in attacco che in difesa. Io non vedo grandi limiti, ecco, nella mia squadra. Sta solo a noi rendercene conto e consapevolizzare il fatto che possiamo crescere tantissimo durante l'arco di tutta la stagione. Da giovedì a domenica vi attende il primo impegno continentale, il girone di LEN Euroleague. Con quali ambizioni la Vetro Carci SS Verona si presenta ai nastri di partenza de del torneo? Sicuramente quella di passare il turno. Non conosciamo molto bene le squadre che incontreremo, a parte la squadra russa, perché comunque è da più anni che appunto partecipa a questi eventi, a queste manifestazioni. Però andremo lì per ripetere un po' le prestazioni che abbiamo fatto in queste ultime partite di campionato e perché no anche migliorarle, perfezionarle e quindi iniziare a consolidare un po' quello che è il nostro gioco. Certo, quanto vi sarà utile l'esperienza che avete accumulato nel girone che lo scorso anno è stato disputato nel vostro impianto alla Monte Bianco? Ma Era ogni quella la evento prima, permettimi di ricordare, era la prima esperienza assoluta in Europa per la CSS Verona. per la CSS, esatto, per la CSS e per la maggior parte delle ragazze, delle atlete che ne facevano parte. Quest'anno appunto sono cambiate altre giocatrici, non so esattamente chi che abbia partecipato già a un evento del genere e chi no, però comunque credo che, vista l'età delle mie compagne, credo che comunque l'esperienza non sia tantissima. Quindi credo che si partirà con un alto livello di emozionale, quindi ben venga che la prima partita sia contro le israeliane, così rompiamo subito il ghiaccio e poi le altre partite
andiamo un po' più alla carica, ecco. Certo. Quali saranno le avversarie più pericolose sulla strada verso il passaggio del turno? Correggimi se sbaglio, accedono alla fase successiva le prime tre, di ogni girone, giusto? Nel nostro girone 3, Ok. in altri gironi so anche 4. Ora, Ok. il nostro credo che ne passino le prime 3. Allora, sicuramente la squadra al momento, quella che vedo un po' più difficile da battere, credo che siano le russe. Come ti dicevo, sono una squadra che è già da diversi anni che partecipano diciamo, ai primi round, ai preliminari di Eurolega. Quelle che forse noi dovremmo riuscire, cioè quelle che dovrebbero essere per noi le partite più importanti sono quelle contro le padrone di casa, Glifada e il Terrassa, che sono le spagnole. Diciamo che se riuscissimo a vincere queste due partite, allora non avremmo problemi per passare al turno successivo. Certo, da capitano, che cosa senti di dire alle tue compagne più giovani che si preparano ad affrontare il loro debutto europeo? Di non pensare eccessivamente a quello che si vorrebbe dimostrare durante la partita, ma far sì che il lavoro svolto in questi, ora io non dico in queste settimane, in questi 2 mesi e mezzo di inizio stagione, diano il frutto poi in partita, ecco, di fare semplicemente quello che sanno fare perché l'hanno dimostrato fino adesso, ecco, quindi non pensare agli errori, ma semplicemente divertirsi e dare sempre il massimo. Chiudiamo, con un'ultima scusa. Chiudiamo con un'ultima battuta. Che cosa significherebbe per la CSS Verona arrivare poi tra le migliori 16? Passare il turno. Credo che sia l'ennesimo grande traguardo di questa società. L'anno scorso, vabbè, il primo turno non era stato fatto e si era passato direttamente al secondo. Però credo che per questa squadra giocare il più possibile sia un'occasione continua di fare esperienza, di crescere. E perché no, di continuare a far conoscere la squadra, la società, il nome di Verona e credo che sia comunque sempre motivo di orgoglio, perché vuol dire Certo. che comunque nell'arco, nonostante la pandemia e tutto, la società ci tiene e vuole comunque lavorare bene e sta facendo di tutto, ecco, per farlo. Va bene, siamo così giunti al termine della nostra chiacchierata. Io ringrazio Roberta Bianconi per averci fatto compagnia e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Roberta, grazie. Ciao, grazie mille.